circa questo giorno. Sì, la partita, nonostante il risultato, non è stata facile. Siamo stati molto bravi noi, anche dopo essere andati in vantaggio, a continuare a giocare senza mai abbassarci, e poi la prestazione collettiva ha aiutato anche la mia, e ci vuole sempre comunque un pizzico di fortuna, e niente, sono contento per la prestazione di tutti e continuiamo così. Con il Prato fai sempre rigore. È un caso. Guarda pure. Inizia a non essere più un caso, ma il fatto che tu insomma sei sempre uno tra i più decisivi. Ripeto, se faccio bene è merito dello staff che mi allena e soprattutto dei compagni che mi mettono a mio agio e mi fanno allenare sempre con lo spirito positivo e con la grande voglia. Poi, dopodiché, la domenica si rispecchia quello che si fa durante la settimana in allenamento. È più facile, più difficile la parata sul rigore o per me quel mezzo miracolo che hai fatto 5-6 minuti prima su Pinazzi, mi sembra, da 5 metri? Ma secondo me è più difficile quella sull'occasione, sulla punizione, sul traversone, perché comunque è un'azione molto più veloce dove magari ti possono anche cogliere di sorpresa. Il rigore uno se lo studia, se lo prepara e deve essere anche un pochino fortunato. L'avevi studiato quest'anno? Sì, diciamo che Napoli giocava nel Prato e quindi qualche consiglio me l'ha dato, e poi magari il giocatore loro poteva anche cambiare direzione, però è andata bene, dai. Ma ti ha la tradizione di rigori parati già dalle giovanili? Ma io di giovanili ne ho fatte poche, il gioco in porta da poco, però mi piacciono i rigori, diciamo, e poi se l'attaccante lo tira in modo perfetto non ci posso far nulla, quindi c'è sempre un po' di complicità anche da parte dell'avversario. Prima li calciavi te per caso di rigore? Sì. Quindi magari sei favorito, essendo stato dall'altra parte. Può essere. Senti, ma alla fine non siete andati o non siete andati sotto la curva? C'è stato un attimo di incertezza, qualcuno voleva andare, qualcuno voleva andare. Com'è la questione? Perché questa incertezza? Ma non te lo dire sinceramente, anche perché il clima in questo momento è un pochino che non arriviamo da risultati positivi. Quindi c'è questa indecisione, perché comunque è giusto festare, ma dobbiamo rimanere coi piedi per terra, perché comunque non abbiamo ottenuto nulla. Se un giorno otterremo qualcosa di importante, allora entreremo anche dentro la curva. La questione vi funziona un po'? Beh, la contestazione è esterna al campo, quindi noi siamo dei professionisti e il nostro lavoro è quello di pensare solamente a giocare e di battere gli avversari. Chiaro che forse può non aiutare, ma non ci deve coinvolgere e distogliere da quello che è il nostro obiettivo. Posto. Grazie. Invece di tornare, chiedo una replica su quello.